Il topolino numero 3553 è l'ultimo numero del 2023, ma ha una copertina per festeggiare l'arrivo del 2024. Solo che all'interno del numero non c'è nessuna storia che serve per festeggiare il nuovo anno. A parte invece una piccola annotazione nel Che aria tira di Silvia Zeche con Archimede e Picco che parlano del calendario come di una convenzione, incluso dell'inizio del nuovo anno, cosa che in realtà non è esattamente vera, visto che comunque a causa dell'alternarsi delle stagioni in realtà i cicli sulla Terra tendono a ripetersi e ricominciare ogni volta più o meno uguali uno a se stesso nel corso dei secoli e dei millenni. Così allora ho pensato di tirare fuori un numero particolare, il numero 2301, che festeggiava l'arrivo dell'anno 2000. Era un anno interessante, importante, era considerato fondamentalmente da tutti come il primo anno del terzo millennio, ma in realtà era semplicemente l'ultimo anno del millennio precedente. Questo perché per convenzione appunto nel nostro calendario manca l'anno zero, per cui in realtà l'anno 2000 era l'ultimo del secondo millennio, non il primo del terzo millennio. Però a parte questo, in realtà l'anno 2000 presentava una piccola particolarità raccontata all'interno di una storia, La notte contesa, di Gianfranco Cordara ed Enrico Faccini. Paperino infatti in una pagina racconta che la data all'interno dei primi computer è stata limitata alle ultime due cifre dell'anno. In realtà non è stata tanto la tirchieria di Paperone a suggerire ai programmatori di impostare una situazione di questo genere, quanto in realtà proprio il fatto che si utilizzavano i byte e che soprattutto la tecnologia dell'epoca non permetteva di processare tutta la grande mole di dati che in realtà poi negli anni successivi i computer sono riusciti a gestire. Per cui di fatto i programmatori, ben sapendo che questo sarebbe stato un problema nel momento del cambio di data, hanno impostato comunque in questo modo la data sui computer, immaginando che successivamente, grazie alla migliore tecnologia, i software sarebbero stati aggiornati e quindi anche i sistemi operativi. Il problema fondamentalmente noto come millennium bug era che nel momento in cui si passava dalla data del 31 dicembre 1999 al 1 gennaio del 2000, per i computer in realtà il calendario ritornava indietro al gennaio del 1900. Il primo a ricordare, diciamo così, questo problema fu nel 1985 Spencer Bowles all'interno di uno dei primi newsgroup dell'epoca. Solo che poi la cosa cadde nuovamente nel dimenticatoio fino a che nel 1997 la società di consulenza Gartner ritirò fuori di nuovo il problema e i due anni successivi quindi passarono nel tentativo di risolvere il più velocemente possibile il problema. D'altra parte questa situazione poteva avere effettivamente delle ricadute anche nel mondo di tutti i giorni, che ormai era altamente informatizzato. Per esempio a fine novembre del 1999 il tribunale di Filadelfia stampò alcuni documenti al cui interno era presente una data, gennaio 2000, e i documenti vennero stampati invece con data gennaio 1900. Per fortuna la corsa, almeno per quel che riguarda praticamente tutti i computer, o quantomeno tutti quelli meno datati, permise di rilasciare diversi aggiornamenti e patch che riuscirono quindi a risolvere il problema senza grossi problemi, appunto, cioè evitando tutto quell'allarmismo che all'epoca i media raccontarono, appunto, proprio per aumentare gli ascolti e vendere di più. Vabbè, una storiella un po' così, piuttosto veloce, in cui sono andato a ripescare alla fine praticamente uno dei primi o dei pochi topolini con variant cover realizzati dal Disney Italia. In questo caso infatti il topolino numero 2301 presentava una doppia copertina, una con topolino, che è quella che vedete alle mie spalle, e un'altra con Paperino. A fianco trovate anche la copertina del numero 2000, che è anche una bellissima copertina che in qualche modo ispira anche una specie di
cambio di data, se vogliamo, sarebbe stata perfetta anche quella per augurare un buon anno 2000. Noi invece però siamo qui per augurarci, si spera a vicenda, un buon 2024.